Io ho accolto con piacere l'invito a condividere alcune riflessioni. Si sente? Alcune riflessioni sul tema delle azioni per promuovere la salute, perché devo confessare che questo tema è sempre stato, come dire, alla periferia dei miei interessi, così come è stato come penso che sia un po' alla periferia degli interessi delle aziende sanitarie. Io lavoro molto con le aziende sanitarie, quindi il mio punto di vista è un punto di vista di chi lo vede dal punto di vista delle organizzazioni che operativamente sono deputate a produrre e a tutelare la salute. E devo dire che di fronte, che mi sempre un po', che quello che mi ha interessato è cercare di capire come mai una cosa, diciamo, che dovrebbe essere così promettente come l'educazione alla salute, la promozione della salute, sia così poco centrale nel funzionamento delle aziende sanitarie. Voi sapete, poi girano, e anche nella cartelletta noi l'abbiamo, tutti quei ragionamenti determinanti della salute. Alla fine i servizi sanitari assorbono il 90% delle risorse e producono l'11% della salute, mentre la prevenzione assorbe il 10% e produce il 50%. Cioè, uno dice: ma in che razza di mondo viviamo? Siamo completamente irrazionali. E allora, questa cosa devo dire che mi ha interessato, cioè provare a fare una riflessione su questo. E allora, io partirei, volevo un po' strutturare questo mio intervento in tre blocchi, cioè quali sono alcuni elementi che vanno considerati, quali sono i problemi che questo tema pone alle aziende sanitarie, quali sono possibili strategie o riflessioni o impatti organizzativi, insomma, di questo tema. Allora, credo che se noi vogliamo ragionare seriamente di questo tema, dobbiamo in qualche maniera fare una scelta un po' di prospettiva. Non credo che questo tema possa essere visto oggi come l'evoluzione del tradizionale tema educazione alla salute. Cioè, alla fine io lavoro nel settore dal 1984, mi occupo di aziende sanitarie. E insomma, in tutte le ASL poi trovate il settore educazione alla salute e i programmi di educazione alla salute. Ho l'impressione che noi dobbiamo, se vogliamo andare avanti, dobbiamo assumere un elemento di discontinuità, cioè un nuovo paradigma per capire questo tema della promozione della salute. E credo che questo elemento di discontinuità sia coerente con quello che sta avvenendo nei sistemi sanitari. Cioè, voglio dire che se io prendo una riflessione che va per la maggiore, che è sintetizzata con lo slogan, cercherò di non farla molto lunga, ma insomma, dal government alla governance, il tema della promozione della salute sia esattamente, come dire, al centro di questa riflessione. Che cos'è questo passaggio dal modello di government al modello di governance? Il passaggio è sostanzialmente questo. Rispetto, se io chiudo gli occhi e penso a che cos'era l'azione di un'azienda sanitaria 20 anni fa, un'azienda sanitaria aveva un confine molto preciso delle cose che doveva fare, cioè che cosa voleva dire tutelare la salute, voleva dire produrre servizi sanitari, e aveva di fronte un paziente che era un paziente, uno che subiva abbastanza passivamente quello che gli veniva dato in termini di tutela della salute. Oggi che cosa abbiamo di fronte? Abbiamo di fronte, da una parte, una espansione concettuale del tema, cioè nel senso che oggi, se voi prendete, non so, l'OMS, quando dice da dove dobbiamo passare dall'healthcare al well-being, è chiaro che ciò che rientra nella salute ha perso di molto i suoi confini, perché prima la salute è un'appendicite, vado in ospedale, oggi voi andate e fate il fitness o comprate gli alimenti o andate in tisaneria perché la tisaneria fa bene. Quindi come dire, i confini di che cos'è la salute e che quindi che cosa è tutelare la salute si sono notevolmente allargati. Accanto a questo, diciamo, allargamento del tema della tutela della salute, noi siamo passati diciamo, dall'idea di un'azienda a un'idea di network, cioè
vent'anni fa io avevo, non so, la ASL di Casalecchio di Reno, che era, come dire, l'istituto pubblico che si occupava di tutelare la salute. Oggi, se io voglio tutelare la salute a Casalecchio di Reno, è chiaro che lì c'ho la ASL di Bologna, il Sant'Orsola, cioè, ho i comuni con i loro servizi sociali. Voi sapete che i comuni sono rientrati proprio attentamente negli enti locali, nella sanità, perché con l'aumento della cronicità è evidente che se io ho tanti cronici e gli anziani non posso non rispondere anche in termini sociali. Ma se noi andiamo avanti, noi ci mettiamo in questo ragionamento, ci dobbiamo mettere anche i fitness center, perché mio padre ha 85 anni ed è per fortuna in buona salute, perché va a fare alla Conturella piuttosto che a GetFit, e quello risolve o elimina una serie di costi. Quindi, diciamo, il panorama del sistema di risposta ai bisogni delle persone in termini di salute non è più un'azienda, un bisogno, ma è un bisogno sfocato nei suoi confini, con una pluralità di istituzioni pubbliche e private che complessivamente devono dare risposta a questo bisogno. A fronte di questa, diciamo, di questa rete, che cosa abbiamo? Abbiamo il paziente che è diventato un cliente. Cioè, il paziente è diventato un cliente vuol dire che è un soggetto che si vuole autodeterminare, che quindi fa le sue scelte in termini di soggettività. Nel senso, se voi pensate, per esempio, ma è proprio un caso emblematico, al tema, per esempio, delle medicine non convenzionali. Prima è stata toccata la Toscana. Voi sapete che la Toscana ha fatto un programma l'anno scorso di diffusione delle medicine non convenzionali. Capite bene che la diffusione delle medicine non convenzionali vuol dire prendere e dare libertà di scelta, perché noi abbiamo un percorso di salute che è ampiamente delegato al soggetto che lo sceglie, laddove la parte della comunità scientifica, se voi chiedete a Garattini che cos'è l'omeopatia, dice che è acqua fresca. Quindi è evidente che questo tema della tutela della rete che tutela la salute da una parte, della soggettività degli individui, è un tema che si è riconfigurato in maniera drammatica negli ultimi anni.